una specialistica di divulgazione, giusto? E il relatore è il professor Romeda, prego. Isabella Begliampi porta una tesi intorno al blu e nella realizzazione anche di un albo illustrato. Blu, storia di un colore di un artista che lo amò. Questa tesi si è declinata nel lavoro di Isabella in un tempo giusto, si è data il tempo per sviluppare l'idea e strada facendo è cresciuta molto. Dall'idea della creazione di un albo illustrato che raccontasse il blu attraverso la vita di un artista, Bill Clay, è andata poi invece a ricercare, a trovarsi, sia da un punto di vista visivo, di disegno, intorno al blu, ma anche indagare il blu. Oggi non ci sarà il tempo, immagino, ma vi invito poi a guardare, probabilmente avete già visto, la compiutezza della ricerca di Isabella, che affronta non soltanto la vita di Klein in senso biografico, ma anche approfondendone le ragioni della propria ricerca artistica, ma ancora più interessante forse proprio l'indagine intorno al colore, a queste tinte che si fanno colore, ci racconterà lei, e questa molteplicità di blu possibili e la ricerca da un lato dell'artista e dall'altro il rapporto nella storia dell'umanità e la percezione di questo colore. La cosa che vorrei sottolineare rispetto alla costruzione dell'albo, che intanto il progetto ha la correlazione di Magda Guidi, che ha seguito Isabella Vignali, che poi invito magari a intervenire sulla parte del visivo. La cosa che diciamo mi ha colpito molto seguendo questo progetto, con Isabella ci vediamo la prima volta oggi, no? Prima si diceva delle tesi fatte in pandemia. Isabella è di quel corso che ha fatto tutto il corso in distanza e poi abbiamo ovviamente così portato avanti il lavoro. Bene, la cosa che mi ha colpito del percorso, sia durante il corso che poi per questa la definizione di questa narrazione, è che è stata capace di lavorare a sintesi. La scrittura forse non è il primo attrezzo nelle mani di Isabella, non immaginava di poterlo possedere, invece nell'arco della tesi ha realizzato un testo veramente molto molto interessante, sento capace di lavorare una sintesi altamente evocativa. Faccio la parola a Magda Guidi per la io invece conoscevo già Isabella, aveva precedentemente realizzato un bellissimo corto animato e a me ha colpito in quel modo questo, se nella ricerca sei stata veramente precisissima sia nel raccontarci la biografia, sia ad approfondire il blu, la storia della percezione, della simbologia, del colore, eccetera. Nell'albo illustrato invece c'è proprio una specie di ritratto che ci arriva come un'apparizione, c'è questa descrizione, poi magari tu mi smentirai o confermerai, ma c'è questa figura che ci arriva, ci sfugge subito. E quindi ho trovato proprio una coerenza con tutta l'opera di Klein, che no, lui spesso cita l'immateriale, e ho pensato, cioè, immagino che sia stato questo quello che viene in mente, insomma, questa doppia lettura del personaggio poi alla fine dà un quadro abbastanza esaustivo, perché cioè, arriva, ci fa entrare molto dentro l'opera. È molto bella anche l'idea finale del piccolo museo delle opere. Allora niente, grazie a tutti e due per le bellissime parole. Allora, la mia tesi è composta da una ricerca teorica sul colore blu e da un albo illustrato sulla vita e le opere dell'artista francese Klein. La ricerca parte con l'esaminare la percezione del blu nelle varie epoche, portando alla luce alcune ambiguità sul termine blu in relazione al colore stesso, come accade anche ad esempio nelle Sacre Scritture o nell'Iliade e nell'Odissea, in cui Omero accomuna il colore del mare a quello del vino.
Viene poi affrontato i diversi significati che il blu acquista nelle diverse culture, ma anche più in generale che i colori acquistano nelle diverse culture. Ad esempio, nella cultura giapponese non è tanto importante sapere se si ha a che fare con un rosso o un blu, ma è importante sapere se quel colore è opaco o luminoso. E sempre nella cultura giapponese, ad esempio, ci sono tantissimi termini per definire il colore bianco, termini che noi in realtà della nostra cultura occidentale non sapremo neanche come tradurre. E un fenomeno simile si ha anche nella cultura africana. Anche in questo caso non è importante sapere se sia un blu, un rosso o un bianco, ma è importante capire se quel colore, la consistenza di quel colore, quindi se è rugoso o liscio, o addirittura anche se si tratta di un colore felice o triste. E la ricerca poi affronta i diversi pigmenti e minerali che vengono utilizzati per estrarre il colore blu, partendo da estrazioni più naturali come per le piante dell'indigofera e dell'isata estintoria, fino ad arrivare a estrazioni più artificiali e moderne come per l'International Clay Blue. Ed è proprio da questo particolare blu oltremare che prende il nome dell'artista stesso che inizia la parte di ricerca che affronta la vita e le opere dell'artista. Il Klein prendeva ispirazione da diversi ambiti per realizzare le sue opere, come il judo, il mondo orientale e il pensiero filosofico del filologo Max Ende. Ma prima di arrivare all'albo illustrato vorrei rispondere ad una domanda: perché proprio il blu? E da qualche anno a questa parte mi sono accorta che nei miei lavori era sempre presente il blu se non protagonista. E ho scoperto poi che questa mia predilezione per il blu mi accomuna con la maggior parte del mondo occidentale. Mi piace dire anche che il blu mi è venuto in soccorso in un momento un po' difficile in cui ho dovuto affrontare il cosiddetto blocco creativo e ho perciò cominciato a riempire pagine e pagine del mio sketchbook di sfumature di blu, utilizzando diversi mezzi come ad esempio il pastello a cera, ad olio, le matite o anche le gouache. In questo modo ho cercato di riprendere un po' confidenza con il mezzo e di conseguenza anche col disegno stesso. Quindi questo arriviamo all'albo illustrato, intitolato Il Flame, l'uomo pestato dai sogni. E a questo titolo proprio perché è un soprannome che gli diedero veramente, forse per le sue credenze bizzarre che un giorno sarebbe riuscito a volare. Allora, questa biografia è dedicata a due protagonisti: il Klein, che è appunto il personaggio principale della storia, e il protagonista visivo, che è il blu, che alla fine è il colore su cui lui ha fondato tutto il suo percorso artistico, perciò era inevitabile che apparisse come coprotagonista. La storia poi si divide in tre atti accordati da due punti di svolta. Abbiamo quindi introduzione, primo punto di svolta, svolgimento, secondo punto di svolta e conclusione. Nell'introduzione vengono presentati i personaggi, come in questa tavola appunto c'è il Klein, i genitori e i due amici Armand e Claude. Il primo punto di svolta lo abbiamo in questa tavola, in cui vediamo il Klein che realizza la sua prima opera in materiale, ovvero la firma in cielo. Abbiamo poi lo svolgimento, che è la parte centrale della storia, in cui viene presentato tutto il percorso artistico e la crescita del Neil Klein. E in queste tavole vengono citate le sue opere tramite le mie illustrazioni. In queste tavole sono tutte sue opere in realtà e performance. Il secondo punto di svolta lo abbiamo in questa tavola che vede un pubblico contrariato rispetto alle opere di Klein e questo è il punto critico, è l'ostacolo che separa il protagonista dal suo obiettivo, ovvero il successo.
successo che in realtà riuscirà a guadagnare grazie al suo, alla sua forte decisione nel suo lavoro. E con quest'ultima tavola dal finale aperto volevo cercare di incuriosire il lettore sulle sorti dell'artista. La tecnica che ho utilizzato è pastelli a cera e digitale. E, essendo io affezionata ai particolari, ho cercato invece di entrare in una mentalità più, più astratta e minimale, che alla fine è la mentalità dell'artista di cui stavo parlando. Quindi ho cercato di utilizzare pastelli a cera per tavole più astratte come queste, mentre invece sono intervenuta con, in post-produzione digitale con l'iPad per realizzare quei particolari come i volti, in questo caso, che difficilmente sarei riuscita a dare con la punta grossa dei pastelli a cera. La palette scelta è prevalentemente fredda a causa della presenza del blu oltremare o del perdinca o del violetto, che danno questa ambientazione onirica come se fossimo nello spazio e nel vuoto di cui parla sempre il Plein nelle sue opere, nei suoi scritti. Le uniche variazioni di palette le abbiamo in questa tavola, che nasconde una storia nella storia. Che in queste tavole viene rappresentata la leggenda che il Klein citava ogni volta gli veniva chiesto il perché di quell'unica opera, di quell'unico colore blu in tutte le sue opere. E la leggenda faceva: un giorno di un tempo lontano, un flautista iniziò a suonare una nota unica, continua e ininterrotta. Dopo anni la moglie gli fece notare che gli altri musicisti creavano infiniti suoni armoniosi, persino intere melodie. Il flautista monotono allora rispose: io ho già trovato la nota che gli altri da tanto cercano. Quindi quell'unica nota per Klein diventò quell'unico colore. La fonte utilizzata in realtà è la scrittura a mano. Inizialmente doveva essere presente solo in questa tavola con il monocromo blu circolare, perché doveva esaltare il blu come parola e come colore. Successivamente l'ho inserito in tutto l'albo per poter spezzare anche la rigidità dell'impostazione. Deve passare un po' la mascherina, perché sì, se parlare con la mascherina è tremendo, infatti. Arrivo, scusate. Dicevo quindi che l'ho utilizzato in tutto l'albo per poter spezzare la rigidità della pagina affiancata all'illustrazione. In questo modo mi sembrava anche di dare che il testo e l'immagine comunicassero molto di più. Terminata la storia, abbiamo una parte finale, una sezione finale che ho chiamato la mostra dell'uomo infestato dai sogni, che è una parte più educativa e divulgativa, che è un aspetto che molto spesso nel lavoro illustrato ritroviamo. In questa parte vengono riportate tutte le opere dell'artista che sono inserite all'interno delle mie illustrazioni. Come ad esempio questa tavola, che appunto è la firma in cielo, la troviamo riportata alla fine dell'albo con titolo, anno di realizzazione, qualche curiosità e informazione sull'opera stessa e sull'artista, anche per approfondire insomma ciò che è stato il suo percorso. Per concludere, la motivazione che mi ha portato a realizzare questo progetto è soprattutto il fatto che in pochi sanno chi sia il Klein. E la maggior parte delle persone che lo conoscono fa parte di quel mondo artistico che ha continuato gli studi artistici dopo la scuola dell'obbligo e quindi ha continuato ad interessarsi a correnti più moderne che a scuola molto spesso gli insegnanti non affrontano neanche. Se il mio dubbio iniziale era quindi quello di realizzare un albo scontato, mi sono quindi ricreduta.
E l'obiettivo quindi della mia tesi era quello di poter far scoprire o riscoprire personaggi storici importanti, o in questo caso il Klein, a tutti quanti. E dico tutti perché è importante capire che l'albo illustrato non è soltanto e unicamente per bambini, ma anche per chiunque abbia voglia di leggere una bella storia, apprezzarne l'arte visiva e scoprire, appunto, riscoprire personaggi storici importanti. Grazie. Grazie. Vedi? Beh, a voi. No, una cosa che forse prima non ho sottolineato, ma che di nuovo è un'idea di Isabella, che è stata poi da lei sviluppata in un modo molto interessante, è proprio quella parte finale che non ha un impianto didattico, ma ha piuttosto l'idea di un varco possibile dall'alto per il ragazzo approfondire. E la cosa, allora, la domanda che invece ti faccio è: hai immaginato che questo libro, questo tuo percorso, possa diventare, quelle ultime pagine a me dicono di attività con, esatto, i bambini e con le bambine, hai immaginato qualcosa, sì, sì, di, sì, in questo senso? Sì, diciamo che è anche un po' improntato a quello che alla fine, dopo aver letto quest'album, si sia un po' incuriosito, quindi si possono fare anche delle attività sull'argomento. Insomma, quindi questo sì, era pensato anche da quel punto di vista lì. Se mai un giorno si riuscirà a pubblicare, sarebbe bello poterci fare dei laboratori. Potresti iniziare a fare dei laboratori, così magari poi... Esatto, così poi dopo pubblicizzo. Mi sembra, vedendo il lavoro, che hai superato perfettamente quella crisi di cui parlavi all'inizio. Grazie. Sì, diciamo che il Covid è stato un po', in questo caso, mi ha colpito in pieno, però mi sono ripresa poi. E c'è stato un percorso, no, forse di riscoperta e di conoscersi forse più profondamente di quanto uno si conosce. Quindi, esatto. E ma da dove si vince questa cosa. Sono contenta. Comunque sì, quello che diceva anche la professoressa Guidi, ho cercato di dare molte informazioni nella parte teorica, perché nell'albo illustrato poi ci sarebbe stato questo aspetto un po' di questo personaggio che non riesce mai ad acchiappare veramente, perché ok, lo vedi nelle prime tavole, però poi diventa molto etereo, proprio come le sue opere d'arte. Sì, è proprio la tua interiorizzazione. Io invece ho una curiosità, proprio perché non so, non essendo un illustratore, quindi sai, io vengo da tutt'altro mondo, e l'unire la tecnica, no, del pastello, poi per tornarci sopra con una sorta di piccola post-produzione, è una cosa che avevi già sperimentato? Sì. Ci sei arrivata? Sì, purtroppo, perché io ho un po' questa cosa di dover mettere i particolari, che vorrei un po' abbandonarla, però è parte di me, quindi ho cercato di mediare un po'. Ho utilizzato quindi delle tavole un po' più grandi per poter andare con il pastello a cera più liberamente, e poi solo dove era necessario quindi un volto, sono intervenuto. Il ritocco di maniera, ecco. Esatto. Prima di pancia e... Esatto, e poi dopo si va, comunque sì, sono comunque io, quindi... Monica? No, sto guardando, mi chiedevo così come, che relazione hai sentito, come hai immaginato alla fine l'uomo, proprio non il personaggio, non l'artista, ma se ti sei così fatto un'idea proprio della persona che era, e quanto questo poi è passato, cercavo di capirlo così, ma insomma dimmi tu. Ma allora, io in realtà appunto ho scoperto, io avendolo studiato, lo vedevo sì come un personaggio un po' estroso, però non pensavo una personalità così. Da quanto ho capito leggendo anche, era comunque una persona molto brillante e che riusciva proprio a convincerti che sarebbe riuscito a volare. Le persone proprio erano, non dico convinte, però sapeva parlare molto bene. Quindi, insomma, era una persona un po'... Era comunque un artista, tutti gli artisti sono un po' pazzi. Però sempre molto
insomma su. E questa è la parte che ti ha coinvolto, questo suo essere. Sì, 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 perché mi ha sorpreso più che altro. Sì, sì, perché sì. Non me l'aspettavo. Mm-hmm. Bene. Va bene, ci vogliamo riunire. In qualità di presidente di questa commissione ti conferisco il diploma accademico di secondo livello progettazione grafica ed editoriale indirizzo illustrazione con la valutazione di 110 su 110 con lode. Ti arriverà a verbale via mail e tu devi solo confermare. Ok. Diciamo la lode? Sì. Per aver percorso una strada personale appassionata approfondendo con puntualità il tema di tesi, rendendolo poi condivisibile alla lettrice e ai lettori di l'albero che sarà realizzato. Complimenti. Grazie mille.